Calabria è di nuovo in allerta maltempo. Dalla scorsa notte intense piogge stanno interessando gran parte della nostra regione. La Protezione Civile ha diramato avvisi di allerta gialla e arancione, rossa per il Regino, e sono decine i sindaci che hanno chiuso le scuole. La paura è che possano verificarsi nuove tragedie, come quella avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, quando il livello delle piogge fece sondare il torrente Cantagalli, travolgendo a San Pietro Lametino Stefania Signore e i suoi piccoli. E proprio nell'Ametino si registrano i danni più importanti. Le piogge hanno superato il livello 2 a Lamezia e quello 3 in alcuni punti del comprensorio. Nel linguaggio della Protezione Civile significa che non sono da escludere frane ed alluvioni. E ad esondare è stato già il torrente Turrina, lo stesso che soltanto 10 giorni fa tracimò allagando le aziende della prospiciente area industriale, causando danni ancora visibili. Stamani il corso d'acqua ha allagato la statale 18, sul posto ANAS e Polizia Locale. Parte dell'acqua è arrivata anche stavolta nelle industrie della zona. Il problema, denuncia Fratelli d'Italia, è però di fondo. Tanti canaloni che attraversano l'area e non sarebbero manutenuti. I detriti si accumulerebbero creando delle vere e proprie ostruzioni e causando continue esondazioni appena il livello della pioggia si alza. Dopo 10 giorni dall'ultima alluvione ancora siamo in piena emergenza in zona industriale. Abbiamo questi collettori del Corap non completamente puliti e puliti male, e quelli che arrivano dal consorzio di bonifica completamente sporchi, mai ripuliti penso da mesi. Il nucleo industriale in questo momento è in gran parte in ginocchio. Gli operatori, i proprietari delle aziende nella zona industriale hanno dovuto da soli porre rimedio ai danni del maltempo. In umiltà e con grande sacrificio stanno cercando di rimediare ai danni subiti, ma si ha paura che in questo momento si possa riaggravare la situazione e non si vede un rimedio per le problematiche sul posto. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Ero fuori e sono stato avvisato dalla polizia che entrava acqua, poi sono venuto. Sono arrivato qua e ho trovato tutto allagato, ma in tempo mezz'ora circa questo. In mezz'ora è successo tutto, proprio una fiumara, sopra il marciapiede addirittura. Quindi era qualcosa di... non potevi fare nulla, se no solo imbarcare acqua, basta. C'è mancato davvero poco che le piogge di ieri provocassero una tragedia e questa volta, a differenza dell'alluvione del 2015, non per colpa della dirompente forza di Giove Pluvio, ma per la mancanza totale di manutenzione delle condotte urbane di raccolta delle acque. Tant'è che un intero quartiere, d'un tratto, ha visto riversarsi nelle abitazioni centinaia di metri cubi di melma, fango e fogna. Siamo nella zona residenziale di Leuca, nel centro urbano di Rossano. Siamo costretti purtroppo a trovare in modo rocambolesco soluzioni a un problema che invece ormai è diventato annoso. Noi purtroppo viviamo nell'ansia che l'acqua ci entri in casa, perché noi ci siamo fatti anche una ragione di tutto ciò e abbiamo cercato anche di proporre delle soluzioni al comune. A parte che nel 2015 io, come tanti altri, abbiamo subito l'alluvione, ma questa strada di via Beato Fusco è stata dimenticata dal mondo e da Dio. Io mi chiedo se la manutenzione è stata effettuata come prevista dal nostro regolamento da chi di competenza annualmente, se è stata fatta dal 2015 ad oggi e se opere che sono state finanziate dai soldi pubblici possono essere così abbandonate a se stessi e alla gente subire addirittura le alluvioni. Marco Le Fosse per la CNews 24. E vorrei che non si distruggesse in un attimo tutto quello che ha fatto mio figlio. Speriamo che tutto vada bene e che ritorni la pace e ritorni alla vita come una volta. Alla dolcezza di un padre che vede suo figlio costretto ai domiciliari si aggiunge la consapevolezza di un uomo che nella vita ne ha viste tante. Mimmo Lucano stamattina non ha ricevuto nessuno. A Riace non c'è l'atmosfera festosa dei tempi d'oro e prevale una sorta di rassegnazione. Tutti hanno come riferimento il primo cittadino sospeso e aspettano con speranza la reazione dei suoi legali che hanno preannunciato un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento della decisione del Viminale. Ma quello che si coglie in generale in paese è un sentimento di tristezza e di sconforto. Ma tu non vuoi andare via da Riace? No, io? E poi io non posso andare via. Posso sì? Non è per me, è per i gommetti d'Italia.
su 2 settimane non ha problema. Adesso il bambino non c'è, il pantalino non c'è, niente, non mangia. Sì, problema. Quando vai all'ufficio tutti chiuso 2 settimane, non risponde all'ufficio tutti, niente. Intanto il Viminale ha precisato che non ci sarà alcuna deportazione. Gli immigrati saranno liberi di scegliere se restare a Riace fuori dagli SPRAR oppure andare via. Dovranno autogestirsi e autosostenersi, senza più benefici. Domani ci sarà l'udienza di Mimmo, speriamo che il giudice di buon senso, perché io ho piena fiducia naturalmente nei magistrati, perché ci sono magistrati che sanno perfettamente quello che devono fare, con obiettività e buon senso capiscono effettivamente come sono andate le cose. Ilario Balì per la CNews 24. Una relazione affettiva che viveva un momento delicato, una relazione pericolosa giunta ad una svolta inattesa. Potrebbe celarsi qui la causa della scomparsa di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari inghiottito dalla lupara bianca tra il 9 e il 10 ottobre scorsi? Le indagini dei carabinieri di Vibo Valentia procedono spedite, attraverso interrogatori di persone informate sui fatti e sospettati, attraverso l'analisi dei dati di traffico telefonico. Decisiva però sarà la perizia sulla Ford Fiesta ritrovata carbonizzata nei pressi della Pinetina di Dinami, vicino allo svincolo autostradale. Gli specialisti, addetti e rilievi scientifici del nucleo operativo provinciale dell'Arma hanno repertato diversi elementi utili da una carcassa devastata dalle fiamme. A breve i reperti e l'auto saranno affidati al RIS di Messina, con l'obiettivo di risalire a tracce biologiche che possano consentire di capire cosa sia accaduto quella sera a Francesco e di svelare l'identità genetica di uno o più potenziali assassini. Gli inquirenti coordinati dal PM di Vibo Ciro Luca Lotoro, dal colonnello Luca Romano e dal maggiore Valerio Palmieri, d'altro canto si scontrano con l'omertà tipica di questi territori, che potrebbe rallentare la risoluzione di un caso che si ritiene prossimo alla svolta. Determinante potrebbe essere il recupero del corpo di Francesco Vangeli, perché la possibilità che questo ragazzo, incensurato e descritto come ben voluto da tutti, sia ancora vivo, è ormai quasi del tutto svanita. Pietro Comito per la CNews 24. Mi aspetto che mi diano un risultato e sapere come è morto mio figlio, soprattutto, perché non ho avuto nessuna risposta. Ancora non sa cosa sia successo a suo figlio, la signora Caterina Maddeo, madre di Antonino Saladino, il 31enne morto il 18 marzo scorso al carcere di Arghillà a Reggio Calabria. La procura ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia sul corpo del giovane, ma le cause del decesso non sono state rese note. Arrestato per droga nell'operazione Eracle nell'aprile del 2017 e in attesa del processo, Antonino Saladino negli ultimi giorni di vita aveva iniziato a stare male con febbre e vomito. La famiglia vuole risposte, pretende di sapere non solo perché il loro caro è morto, ma se eventualmente ci sono state delle inefficienze della struttura penitenziaria. Ultimamente accusava dei disturbi, però non ha avuto nessun aiuto. Chiedeva, aveva dei dolori e nessuno gli ha dato la medicina adatta per potersi curare. Un carcere, quello di Arghillà, come denunciato dal garante dei detenuti di Reggio Agostino Siviglia, in cui oltre al sovraffollamento e alla carenza di organico della penitenziaria, manca una copertura infermieristica per tutto il giorno e il personale medico sanitario è insufficiente. La signora Maddeo confida nella giustizia e si appella alle istituzioni. Mi auguro che in carcere i detenuti vengano trattati come persone normali, non come altro e abbandonarli a se stessi quando stanno poco bene. Angela Panzera per la CNews 24. È il capitano Francesco Esposito, il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Crotone, che sostituisce il maggiore Claudio Martino, trasferito a Catanzaro. Esposito, presentato alla stampa dal comandante provinciale Alessandro Colella, ha 30 anni, una laurea in giurisprudenza, e proviene dalla compagnia di Cesenatico che ha guidato dal 2014 fino a pochi giorni fa. In precedenza ha guidato il plotone di ordine pubblico dell'11° battaglione Puglia e il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Jesi. Entusiasta perché sento il peso e l'orgoglio della responsabilità che mi ha voluto affidare il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e soprattutto da meridionale, in quanto sono nativo della provincia di Salerno,
sono consapevole dei tanti problemi, ma soprattutto mi permetto di dire del fascino delle nostre zone del sud e in generale delle terre del meridione d'Italia, che hanno bisogno di tanta forza e forza di volontà e soprattutto voglia di tentare di risolvere i problemi che le attanagliano. La città di Crotone e gli altri comuni che dipendono dalla compagnia di Crotone sono chiaramente realtà molto varie e impegnative. Consapevole di ciò, mi impegnerò fino a fondo. Giuseppe Laratta per l'ACI News 24. Dal workshop politico organizzato a Cosenza dai Democratici Progressisti vengono fuori due notizie. La prima è la ricandidatura di Giuseppe Giudice Andrea a Palazzo Campanella, la seconda è la scelta di affidarsi per la comunicazione a Francesco Nicodemo, consulente a Palazzo Chigi, per Matteo Renzi prima e per Paolo Gentiloni poi. I soliti maligni parlano di servizio prestato in cambio del sostegno elettorale di Giudice Andrea alla deputata di Strasburgo, Pina Picerno, compagna di Nicodemo, probabilmente in corsa alle europee della prossima primavera nella circoscrizione meridionale. Molti reputano questa impennata della Lega collegata anche alla capacità di rompere sui social di Matteo Salvini, è così? No, la crescita della Lega dipende dal fatto che Matteo Salvini è completamente legato al sentimento comune prevalente, interpreta quello che sentono le persone e lo riesce a comunicare bene. Che questa, la sua comunicazione sia sufficiente a risolvere i problemi dell'Italia sono molto dubbioso, anzi penso che si sgonfierà come un soufflé. Purtroppo non fra pochissimo. Giudice Andrea punta alla riconferma ancora al fianco di Oliverio. Vorremmo riuscire a finire la casa che abbiamo cominciato a costruire, quella dei rifiuti zero, quella dei trasporti, quella delle infrastrutture portuali e aeroportuali che sono state rimesse in sesto dopo anni e anni e anni di abbandono e di sfascio. Questa è una cosa che possiamo mettercela come medaglia sul petto. Salvatore Bruno per la CNews 24. Il caro istinto da indossare adesso si può anche in Calabria grazie alla lavorazione delle cenere dei capelli del defunto, dai quali si possono ottenere veri e propri diamanti. Il servizio è offerto da una famiglia di imprenditori del Tirreno cosentino dopo aver conosciuto l'idea in un'importante fiera di marketing. Circa un anno fa, quando siamo stati in fiera a Bologna, abbiamo visto la novità. Per sempre sì, ma a che prezzo? I prezzi aggirano intorno a un normale funerale. Una notizia curiosa e allettante che ha suscitato sin da subito la curiosità della gente, numerose già le richieste pervenute. Da Reggio a scendere tutta la Calabria si sta informando su questa cosa. Siamo gli unici in Calabria, per il momento sì. La trasformazione avviene in un laboratorio di una società svizzera con la quale i Tuoto collaborano da circa un mese, non prima di aver bussato a uno dei punti vendita dislocati tra Verbicaro e Santa Maria del Cedro, dove inizia il processo. Facciamo la cremazione, poi siamo direttamente noi a portarli in Svizzera le ceneri e trasformarlo a diamante. Quanto tempo occorre perché il proprio istinto si trasformi in un diamante? Svariati mesi. Francesca Lagatta per la CNews 24. Strisce blu a Catanzaro-Lido, cosa mettiamo? Le strisce blu in piazza, sul lungomare, le mettiamo nei vicoletti, dove le mettiamo? Cioè, se mi fate anche il controllo, solo strisce blu, mi può dire sì, ci sono a tutte le parti, in tutte le città, ma non mi sembra che in una zona come la nostra può esserci una striscia blu. Io personalmente sono contrario. Nessuna decisione assunta al momento, fanno sapere da Palazzo dei Nobili. Nei mesi scorsi solo una conferenza dei capigruppo che aveva dato mandato alla giunta comunale di avviare in via sperimentale, dopo la stagione estiva, l'iter per l'istituzione delle strisce blu nel quartiere Marinaro di Catanzaro. Ma le polemiche da parte di commercianti e cittadini non mancano. Ovviamente non siamo favorevoli. Venire a lavorare 8 ore, 10 ore per come siamo noi e dover pagare un tot al giorno di parcheggi non mi sembra il caso. Già è stato fatto esperimento in altre parti e è andato piuttosto male. Mi riferisco a Soverato qualche anno fa, quando andavano tutti i ragazzi e poi si è svuotata, per fortuna di Lido, poi si è svuotata Soverato. Spero che non il sindaco Abramo ripensi a quello che sta facendo. Non abbiamo problemi di parcheggio a Catanzaro-Lido, abbiamo problemi di vigili, di strisce pedonali che mancano, di pulizia delle strade, questi sono i problemi. Ma se la gran parte dei cittadini dice no alle strisce blu, c'è anche chi si dichiara favorevole o propone soluzioni alternative. Io sono d'accordo per le strisce blu per i residenti, come c'è in tutte le città più civili d'Italia, cioè che uno sotto casa paga un tot all'anno e trova il parcheggio.
facendo l'appagamento, se c'hanno lo spazio, che ben venga, però lo spazio dove lo prendono qua? Secondo me dovrebbero decentrare i parcheggi, farli in un'area dove semmai custodita, e così con l'opportunità di dare lavoro magari a qualche giovane, a qualcuno che ne ha bisogno, e nel contesto avere più spazio e meno macchine, perché non è una cosa bella a vedersi. Rossella Galati per la CNews 24. La circolazione stradale nel centro storico di Cosenza è ancora in procinto di cambiare. Dopo la riunione della Commissione Consiliare Trasporti allargata ai commercianti della città vecchia, l'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi ha deciso di rimodulare la zona traffico limitato istituita nello scorso mese di luglio lungo Corso Telesio ed in altre strade adesso limitrofe. La nuova ordinanza, destinata ad entrare in vigore nelle prossime ore, prevede un accorciamento dei tempi di chiusura alle auto, non più per le 24 ore, ma dalle 10.30 alle 17.30. Contestualmente sarà disposto il senso unico su Via Paradiso, dalla Fontana dei 13 Canali a Piazza 15 Marzo. In questo modo il passaggio veicolare sarà di fatto limitato, costringendo ad un percorso alternativo chi è diretto verso i vicini quartieri di Portapiana e Guarassano, oppure a Donnici. Le modifiche tuttavia non piacciono ai diretti interessati. La chiusura nella fase centrale della giornata impedisce comunque l'accesso verso negozi e uffici. La presidentessa della neonata associazione CAEP, Michela Felicetti, insiste sulla necessità di lasciare aperti i varchi e di concentrarsi invece sulle politiche di sostegno all'economia del centro storico. Solo dopo un vero rilancio della zona, dice, si potranno introdurre limitazioni alla circolazione. Il braccio di ferro è dunque destinato a proseguire. Salvatore Bruno per la CNews 24. L'avvenente attrice Laura Torrisi, volto noto del cinema italiano, è stata l'ospite d'onore della nona edizione del Wedding Expo, una delle più grandi fiere dedicate agli sposi che ogni anno popola l'area antistante il parco commerciale di Gioia Tauro. L'evento ha ospitato per 4 giorni numerosi espositori del wedding e dell'arredo casa, giunti da tutta la Calabria. Non solo espositori, ma anche momenti di moda e spettacolo, come le sfilate di moda che hanno visto in passerella le collezioni 2019 di abiti da sposa Made in Italy, realizzati dai fashion designer calabresi che hanno ancora una volta dimostrato talento, professionalità e tanto estro. A presentare l'evento, organizzato e promosso dalle società Mediterranea Comunicazioni di Antonio Rositano e La Rosa Fiere di Vincenzo La Rosa, è stata Alessandra Giulivo, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer e pioniera del mondo delle sfilate. Del 98, sono passati diversi anni e dicevo appunto poco fa dietro le quinte che ne ho fatte tante io di queste sfilate, sì. Indipendentemente dal concorso, insomma, da sposa. L'attrice catanese, madrina d'eccezione del Bridal Trends, dopo aver fatto un giro tra gli stand, ha confessato di essere rimasta molto colpita dalle collezioni di abiti da sposa. Devo dire che ho trovato tutto estremamente favoloso e romantico. Sono comunque delle linee morbide, molto romantiche anche loro, quindi ho apprezzato questo ritorno, essendo una romantica, al romanticismo. Da Gioia Tauro per la CNews 24. Chi ben incomincia è a metà dell'opera, si sa. Se poi l'inizio coincide con la prima vittoria assoluta in Superlega del più giovane allenatore di sempre, le speranze di vedere una straordinaria stagione di volley aumentano esponenzialmente. Pala Valencia di Vibo, Torno Callipo Castellana Grotte, è il derby del sud, nel massimo torneo di pallavolo italiano. Lo mette in tasca la squadra giallorossa con una prestazione non proprio perfetta, ma ordinata nella coralità. E super in alcuni dei protagonisti. Scrimov, su tutti, il martello bulgaro schiaffa a terra 27 palloni, 19 in attacco, 6 direttamente in battuta e 2 a muro. È lui a lanciare i tonni in mare aperto e a farli scappare definitivamente dopo la reazione dei pugliesi nel terzo set. Un dettaglio che non cambia la sostanza. Esulta Vibo, esulta Coach Valentini, esulta il patron Pippo Callipo. Devo dire che sono contento per tante ragioni, perché è una squadra che ha ancora poco allenamento insieme. Ci siamo allenati veramente poco, però mi aspettavo specialmente in alcuni fondamentali alcune cose che sono venute, quindi sono contento, poi è normale, ancora c'è tanta strada davanti. Bellissima soddisfazione per il risultato, ma anche per aver dato questo momento di gioia al pubblico fibonese. Era una cosa che ci voleva proprio all'inizio per ridare fiducia, così speriamo che ritorni numeroso come era negli anni passati. Alessio Bonpasso per la CNews 24.
Nel giorno in cui il maltempo frena il gioco delle formazioni più tecniche e lascia a casa Roccella, città di Messina, rinviata per impraticabilità del campo, in Serie D non sono mancate le emozioni e le sorprese. La più clamorosa è legata allo 0-0 imposto dalla Turris al San Nicola di Bari contro la regina del campionato. Uno stop, tuttavia, indolore, perché subito dietro non ne approfitta il Locri, battuto in trasferta in casa della San Cataldese. È il primo KO dell'anno per i ragazzi di Umberto Scorrano, colpiti e affondati nella ripresa dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Tante azioni, ma zero gol invece tra Cittanovese e Marsala, due squadre che se le danno di santa ragione ma poco lucide davanti la porta. Più o meno la stessa gara vissuta a Nocera tra Nocerino e Palmese, con la squadra di Franceschini che porta via dalla Campania un punto pesantissimo, mantenendo l'imbattibilità stagionale e confermandosi una delle difese più attente del girone. Chiude il quadro il successo del Castrovillari sul campo del Rotonda. Alessio Buonpasso per la Cins 24. Tutto pronto per la sfida tra Italia e Portogallo Under 20 che si giocherà martedì pomeriggio alle 18 allo stadio Ezio Uscida di Crotone, un match valevole per il terzo turno del torneo 8 Nazioni. In mattinata si è tenuta la consueta conferenza pre-gara da parte del commissario tecnico Paolo Nicolato, alla quale hanno preso parte il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore allo sport Giuseppe Frisenda, il delegato CONI Daniele Paonessa e il presidente provinciale della LND Pino Tallarico. Sì, noi adesso abbiamo sicuramente una progettualità che deve arrivare a maggio, quindi il tempo che ci rimane deve essere dedicato assolutamente, prima che ai risultati, proprio alla costruzione della squadra che andrà ai mondiali. Abbiamo grande motivazione, grande voglia di far vedere i nostri ragazzi, di far vedere il loro impegno, la loro volontà, il loro attaccamento per la nostra maglia e speriamo di divertirci insieme. Per me è un momento di felicità, è un momento di gioia, è un momento di voler vivere questa partita come merita di essere, un momento di gioia. Benvenuta alla Nazionale, abbiamo coinvolto le scuole e grazie anche alla Federazione Gioco Calcio e al CONI tutte le associazioni sportive della provincia di Crotone che verranno a tifare Italia, perché noi sentiamo nostri questi colori e rappresenta qualcosa di veramente importante. Da Crotone per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Lacnews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. Lacnews 24, la Calabria che fa notizie.